L'arrivo intorno a mezzogiorno, prima tappa alla parrocchia del quartiere Prato Verde, teatro dello stupro delle due cuginette di 10 e 12 anni. Ad aspettare sulla soglia la Presidente del Consiglio c'è Don Patriciello, il parroco che combatte contro il degrado di questo territorio e che l'aveva invitata a visitarlo. Una visita blindata, preceduta dalle minacce di morte via social da chi le contesta tra l'altro il taglio al reddito di cittadinanza. E le contestazioni arrivano puntuali, mentre qualcun altro applaude. Tutto ampiamente previsto, ma le intimidazioni non ci impediranno di stare vicino a chi chiede sicurezza, aveva detto ieri Meloni. Non prevista ufficialmente, invece, la visita alle madri delle bambine abusate. Meloni presiede un comitato per la sicurezza alla scuola Morano, cattedrale nel deserto in un quartiere emblema del disagio sociale. Con la Presidente del Consiglio partecipano alla riunione, tra gli altri, il sottosegretario Mantovano, i ministri Piantedosi, Valditare e Abodi, il sindaco di Napoli Manfredi e i vertici delle forze dell'ordine. Attese una serie di decisioni per il ripristino delle strutture sociali e di aggregazione, a partire dal recupero del centro sportivo, teatro dello stupro, come ha confermato Don Patriciello dopo l'incontro con Meloni. Ma il progetto, nei progetti della Premier, potrebbe presto estendersi anche ad altre periferie.